Stoke City Liverpool 1-2, vince il Liverpool al termine di una partita clamorosa. Oggi non c'è neanche da discutere sulla tattica, sulla tecnica, su solo una cosa emerge, una, che poi è quella che di cui parlo così sempre io, anche in altri video. Abbiamo le peggiori secondarie del mondo a fronte dei migliori titolari del campionato. Quindi giochi il primo tempo senza Firmino e Coutinho e non tocchi un pallone, la perdi 1-0 per miracolo, perché l'1-0 finale a fine del primo tempo è un miracolo con quelle pippe in campo. Inizia il secondo tempo, metti in campo Coutinho e Firmino, ti cambia la squadra, loro non superano mai più neanche la metà campo, a parte un'occasione dopo un gol, e fai subito due gol. In 5 minuti l'abbiamo ribaltata, gol di Coutinho e poi dopo pochissimo gol di Firmino. Qui potrei anche spingere il video adesso, perché abbiamo raccontato la partita, ma in generale la stagione del Liverpool. Se noi avessimo avuto gli stessi infortuni del Chelsea, ovvero 0, e quindi Mané, Coutinho, Firmino, Lallana, Henderson, tutti in campo tutta la stagione, noi non eravamo più in lotta per la Champions, nel senso che la zona Champions era già blindata da gennaio-febbraio. Quindi siamo ai soliti discorsi. Io il prossimo anno voglio vedere spendere centinaia di milioni per le seconde linee. Tanto i titolari sono già più forti, non è che bisogna comprare Cristo da metà fatti. Abbiamo già i titolari più forti. Bisogna eliminare, tanto si infortuneranno. È da 1892 che i nostri giocatori si infortunano guardandoli. Poi negli ultimi anni la situazione è peggiorata, ma quello è un altro discorso. Bisogna spendere centinaia di milioni per le seconde linee. Quindi vai a prendere Gozze, vai a prendere Daoud, vai a prendere James Rodriguez, vai a prendere 7-8 difensori. Spendi 500 milioni. E poi tutte riserve. Il Chelsea leva Fabregas, mette William. C'hanno della panchina che arriverebbero quarta soltanto la panchina. Aspettate un attimo. Fanculo. C'hanno una panchina che arriverebbe quarta soltanto la panchina. E noi abbiamo una panchina che non si salverebbe nella Serie C turca. Perché la nostra panchina nella Serie C turca non si salva. È impossibile, troppo scarsi. Io vi garantisco che io e altri 10 raccattati in mezzo alla strada, con la nostra panchina, la nostra seconda linea, ma ci vinco, ma 4-0 facile, 4-0 facile. Quindi il prossimo anno bisogna spendere centinaia di milioni per le seconde linee, tutti vanno presi. Cioè, ci sono rumor su James Rodriguez, su Gozze, su Daoud, tutti vanno presi, tutti. E poi si stanno in panchina, tanto Mané si rompe e al posto di entrarti Pippe Paperino ti entra Gozze. E Gozze, insomma, non è che Pippe Paperino. Ti si rompe Henderson e invece di entrare Pippe Paperino entra Daoud. Bisogna fare questo, sapi. Fine. Questa è l'una cosa che bisogna fare. Spende 500 milioni per le seconde linee, perché vanno presi tutti. Noi bisogna avere 25 giocatori in rosa, di cui il più scarso deve essere Gozze, che ho detto prima. E allora, con questo organico, forse si vince qualcosa. Tanto non si può sperare che il giocatore non si rompa, il giocatore si rompe di sicuro, con la sfiga che abbiamo si rompe sempre il giocatore. Quindi bisogna, capito, mettere situazione in altri termini, ovvero lui si rompe ma al posto di entrare il Minonno entra Gozze, entra James Rodriguez, questa gente vi deve entrare. Noi oggi con Firmino e Coutinho dal primo minuto si vinceva 5-0 questa partita, perché quell'altro sono veramente scarsi. È che raga, primi 45 minuti fra centrocampo e attacco solo un titolare, Wijnaldum, su 6. Henderson rotto e al posto suo entra Pippo Paperino. Lallana rotto e al posto suo entra Pippo Paperino.
ma nel rotto Mimmi facciamo, perché cambiamo un po' nomi. Coutinho che ha regozzato tutta la settimana perché era influenzato, quindi ciao. Al posto suo si è messo i ragazzini degli elementari col grembiolino delle scuole come c'hanno in Inghilterra, capito? C'erano loro, i bambini delle elementari. Firmino ha provato, non so perché ha provato a farlo riposare oggi, perché cioè oggi veramente levaci anche lui, non so Klopp che cazzo pensava, comunque ha levato anche lui, e infatti il primo tempo, uno dei peggiori primi tempi della storia del Liverpool. Il secondo tempo invece abbiamo vinto la partita, meritatamente. 2-1 anche troppo stretto, perché poi abbiamo preso una traversa e abbiamo creato qualche altra occasione. Potevamo vincere anche 3-1. Si riduce tutto a questo discorso qui, come al solito, e niente. Spero veramente che in estate si buttino sul mercato, comprino tutti quelli che li passano. Noi abbiamo 25 giocatori da poter mettere in rosa, 11 li abbiamo. Mané, Coutinho, Firmino, Henderson, Lallana, Wijnaldum, Mirner, Klein, eccetera. 11 diciamo l'abbiamo. Forse leviamoci Lovren, che a far titolare a certi livelli non è molto, molto indicato. 10-11 giocatori l'abbiamo. Oltre a quelli non abbiamo nessuno. Quindi ne dobbiamo comprare 15 giocatori. 14-15, quanto cazzo fa 25-11? 13-14-15 giocatori dobbiamo comprare. E non deve essere Klavan, deve essere Gerard Rodriguez, deve essere Götze, deve essere quello dell'Atletico Madrid, difensore che stanno trattando in questi giorni, deve essere Daoud, deve essere questi giocatori. Nel prossimo anno bisogna andare in campo, che quando quelle merde dell'Everton schifose ci infortuna a Mané, invece di surtà esce Mané e entra Götze e si vince 7-0 la partita, invece di 3-1, 7-0 si vince. Bisogna arrivare in campo il prossimo anno, che questi non gli deve venire neanche in mente infortunarsi un giocatore, perché se esce quello ne entra uno più forte. Bisogna arrivare a quei livelli lì, come appunto le squadre iperforti. E pensate, il Barcellona c'ha una panchina Arda Turan, Alcacer, questa è una panchina che vincerebbe il campionato in tutti gli altri campionati. E poi uno si infortuna nei giocatori, tra le altre cose, quindi pensa un po', cazzo, bisogna... Noi a maggior ragione, noi col tasso di noi produciamo ogni anno il doppio, il triplo degli infortuni di una squadra normale, più o meno le statistiche dell'Equerran quelle, sia che abbiamo la Champions o no quella. Ovviamente oggi giocavamo con 2-3 titolari, quindi i risultati sono ben, le prove sono suffragate dai fatti, diciamo. A maggior ragione noi che abbiamo questo tasso di infortuni alle stelle, a prescindere dallo staff tecnico, a prescindere da quello medico, bisogna avere una panchina che, se quella panchina lì va a giocare in finale Champions col Barcellona, vince 5-0. Noi bisogna avere una panchina del genere, e invece oggi, come tutta la stagione, abbiamo dimostrato che abbiamo la peggior panchina del mondo. Ripeto, io e altri 10 raccattati per la strada, che io a calcio faccio abbastanza cacare, e altri 10 che fanno cacare come me, con la panchina del Liverpool vi garantisco che 3-4-0 ci si vince. Forse un golletto si prende. È così. Niente. E l'analisi della partita è fondamentalmente questa, anche perché è ovvio, non c'è da dire altro. Senza si perde, con si vince, quindi fine del problema. Ci si vede alla prossima partita, sperando di continuare un'altra vittoria, considerando che oggi le rivali vinceranno tutte. Il City ha vinto, Tottenham chi se ne frega, e lo United probabilmente vincerà, anche perché una volta ogni 7-8 partite deve vincere, eccetera eccetera. Quindi niente, alla prossima, godiamoci finché durano i titolari, e buona.